Ah, che bello! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Oh, ben ritrovati da Simon, dal vostro Simon Interista. Sassuolo Roma! Che è successo? Che è successo? Che è successo? Non ci credevo, raga, ve lo giuro. Era l'ultima cosa che mi aspettavo, che la Roma non vincesse a Sassuolo. Un Sassuolo che non aveva più niente da dire, un Sassuolo che ormai è salvo da diverso tempo. Non aveva più niente da dire fondamentalmente, quindi non mi aspettavo che la Roma non pareggiasse, che la Roma non vincesse. E diciamo che nel secondo tempo la strizza è venuta, perché per me almeno, perché sono interista, la strizza mi è venuta fondamentalmente. Però, diciamo che alla fine per noi interisti, cioè, è andata bene, è andata molto bene, perché fondamentalmente adesso la Roma non ci può superare. La Roma non ci può superare perché noi. Perché se la Roma, mettiamo caso che noi perdiamo sia con Napoli che con l'Empoli, ok? Rimaniamo a 66 punti, esempio. Speriamo di no. Facciamo le corna, tocchiamo ferro, non c'ho il ferro qua vicino. Eccolo qua, ok, perfetto, tocchiamo ferro. Allora, fondamentalmente la Roma, se vincesse la partita contro il Parma, andrebbe a 66 punti, che è il massimo a cui può aspirare. Però noi abbiamo gli scontri diretti in vantaggio perché abbiamo fatto 2-2 là, 1-1 al ritorno, però noi abbiamo fatto più gol in trasferta, quindi gli scontri diretti ce l'abbiamo. Non se ne può andare sta cosa. Ce l'abbiamo comunque a favore noi, quindi la Roma è praticamente non ci può superare. In Champions ci può ancora andare, perché se l'Atalanta perdesse entrambe le partite che ha davanti, la Roma la supererebbe se vincesse contro il Parma. Però io, regà, io ripeto, sti calcoli non mi piace farli, perché a noi ci bastano 2 punti. 2 punti in 2 partite. Cosa non impossibile, visto che giochiamo a Napoli e ok, non è un campo difficile, però ripeto, regà, il Napoli ormai è secondo. Quindi non penso, cioè, non gioca il Napoli, raga. So un sacco di giornate che ormai non gioca più come prima, perché non ha stimoli, non ha più niente da guadagnare. Ormai sta tranquillo. Quindi ormai il Napoli sta lì tranquillo e fa quello che deve fare, cioè prova a giochicchiare, insomma. Tant'è che con l'Atalanta ha perso, col Cagliari stava per pareggiare, stava per perdere, scusate. Insomma, Napoli ormai, cioè, io ci credo fondamentalmente, io ragazzi ci credo ai 3 punti a Napoli. Sarà un'impresa, ma è difficilissimo, ma ce la possiamo fare, perché ripeto, il Napoli non ha queste motivazioni. Non è che non è che il Napoli che deve far punti, quindi viene là e ti fa un bucio di culo così. Certo, ce la può fare lo stesso, perché per come gioca l'Inter fondamentalmente, però sapete, l'Inter gioca meglio con le squadre big che con le piccole. Quindi, fondamentalmente, raga, io mi preoccupo più dell'Empoli, che se deve salvare, quindi arriverà a Milano con la bava che gli scende qua. Quindi dovranno arrivare veramente in modi assurdi. Cioè, arriveranno a Milano veramente che ti faranno un mazzo così. Questi qua non c'hanno niente da perdere, c'hanno tutto da guadagnare. Quindi, insomma, se vengono l'Empoli viene a Milano per vincere, punto. Ovviamente noi siamo l'Inter, e questo è scontato, ma l'Inter è questo, è proprio questo il problema. Noi siamo l'Inter, cioè noi possiamo perdere e contro tutti e vincere contro tutti. Questa è l'altra. Se tu scrivi Inter uguale, puoi perdere contro tutti e pareggiare e vincere contro tutti. Questo è. Cioè, io non sto tranquillo con nessuna partita sto tranquillo. Però fondamentalmente, diciamo che noi siamo nella posizione migliore, però non ci rilassiamo perché ancora non è finita. Certi, certi 3 punti a Napoli sarebbero perfetti, perché noi andiamo lì, stiamo in vacanza, facciamo così, ci mettiamo lì e vediamo le altre squadre che si scannano per andare in Europa League, fondamentalmente. E forse anche in Champions, perché comunque l'Atalanta ancora non è sicura matematicamente. Detto questo, parliamo brevemente della partita, che ho visto un po' a spezzoni, raga, qui non l'ho vista proprio tutta. Sassuolo, raga, che ha giocato una bella partita. Ha avuto un Sassuolo che gioca bene a calcio e mi piace come gioca la squadra neroverde. È una squadra che mi piace, però ovviamente, per oggi, raga, fondamentalmente la vittoria la meritava la Roma, perché se nel primo tempo la partita era equilibrata e c'erano state occasioni da una parte e dall'altra, nel secondo tempo, raga, la Roma è uscita fuori, ha veramente fatto una gran partita, gran partita, ha avuto non so quante occasioni, veramente assurda. Però è stato anche annullato un gol che non ho visto, non so perché me lo sono perso sto gol. Quindi vabbè.
Non so, perché praticamente io ho le notifiche e mi ha detto gol, poi subito annullato, quindi non ho, che non ho visto però perché stavo guardando un'altra cosa, quindi stavo con la testa da un'altra parte, non ho visto il gol fondamentalmente, il gol annullato. C'era, diciamo, un presunto fallo su Djuricic, ma non è fallo assolutamente quello, perché insomma... quello è giudici, perché Mirante sembra che lo spinge, ma in realtà non lo spinge perché era già, stava già scivolando prima, quindi niente. Comunque un Sassuolo che, nonostante sia ormai salvo da diverso tempo, non può andare né in Europa League né retrocedere, fondamentalmente si sta giocando bene comunque, sta onorando il campionato, e questa è una cosa che mi piace. Speriamo che lo faccia pure l'Inter. Detto questo, ragazzi, per una manna dal cielo, la Roma pareggia a Sassuolo, quindi non ci può superare, ripeto. Detto questo, come al solito vi invito a scrivermi sotto nei commenti cosa hai pensato di questa partita. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per stare sempre aggiornati su tutti i miei video. Mi piace, seguitemi su Instagram. E noi, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Va bene.